E il fronte degli oppositori e dei favorevoli è estremamente variegato in questo caso, però di nuovo mi pare che anche su questo referendum ci sia una sinistra contraria e un centrodestra più favorevole. Ma C'è un po' una guerra ideologica anche su questo se referendum. ragioniamo dal punto di vista politico della rappresentazione partitica, ha ragione. Devo dire che ci sono anche pezzi del Partito Democratico che guardano con favore alla privatizzazione dell'acqua. Se invece guardiamo a quello che invece accade nel paese, elettorato di centrodestra, elettorato di centrosinistra classico, invece c'è una trasversalità incredibile. Questo è un fatto straordinario, importantissimo. Nella raccolta delle firme, tanta gente di centrodestra ha votato per questo referendum e nella storia del referendum non si sono mai raccolte così tante firme, oltre 1,5 milioni di firme per portare il referendum sull'acqua pubblica. È bene ricordare anche un Questo, elemento. scusi, è un dato interessante, cioè 1,5 milioni di firme più sull'acqua. Sì, ma è stata una cosa incredibile perché sull'acqua c'è proprio una reazione forte da parte dei cittadini. E proprio sull'acqua, su questo requisito, secondo me, Ma c'è un elemento di sensibilità secondo me, domestica, esattamente, diverso dagli schieramenti politici esattamente, altri si definiti. misura proprio il gap, la distanza tra politica dei partiti e politica che si vive nella società. Che secondo me questo è anche uno dei motivi che sta portando in forte allarme il governo a tal punto con il tentativo, ancora da vedere quello che accadrà sul nucleare, ma di tentare di non far fare il referendum anche per quanto riguarda il secondo quesito sull'acqua, perché è un fatto che ha coinvolto trasversalmente la società, anche perché bisogna dirlo, i privati una volta che vanno l'acqua, ci sono casi emblematici come quello di Acqua Latina che ha portato all'aumento della bolletta del circa il 100%, in alcuni casi ancora molto di più. Aumenti delle bollette, però struttura del servizio idrico sempre fatiscente con tutte le perdite che ben conosciamo. I difensori della legge sostengono, guardate, che con questo meccanismo noi però riusciamo a ottenere quello che va oggi fatto in molte parti d'Italia, soprattutto nel Meridione, cioè investimenti dei privati per migliorare la rete idrica che, come si sa, ha delle perdite consistentissime, a volte il 70% viene dispersa sottoterra. Questo è, diciamo, un falso politico, ma principalmente un falso economico, perché la domanda, ovviamente retorica, che faccio perché do immediatamente la risposta è la seguente: ma per quali ragioni i privati dovrebbero investire nel servizio idrico se è così fatiscente? Evidentemente perché sanno che ci guadagnano. E allora la domanda successiva è la seguente: allora, per quale motivo il pubblico non gestisce in prima persona questo, il servizio idrico, in maniera tale che i profitti che si fanno possono essere investiti nelle reti? E quindi il punto è questo: se c'è stata una cattiva amministrazione, una pessima amministrazione, e c'è stata nel servizio idrico, il ruolo della politica è quello di espellere la cattiva amministrazione per fare in modo che si attui una politica virtuosa che metta al centro l'interesse pubblico generale. In sintesi, i privati, se investono questi miliardi di euro, da qualche parte li dovranno prendere. Un appello al voto. Bisogna recarsi il 12 e il 13 giugno per votare sì per difendere l'acqua pubblica. L'acqua pubblica vuol dire garantire un futuro anche alle generazioni che noi dobbiamo garantire, vale a dire garantirgli un futuro migliore. Per il momento non posso vedere mia figlia. Sono stati veloci. Ma perché ora se la prendono soltanto con me? Gli hai offerto del denaro. Il test di paternità potrebbe essere sbagliato. In prima visione. Uno dei detective è venuto in possesso della copia di una foto personale di Brian. Tempesta d'amore. Non può essere vero. Stasera 21:30, Rete 4. Sono ancora io, Roger De Fettis. Vi pongo un quesito. Perché si va al supermercato? Per trovare prodotti super. Se vi servisse un prodotto normale, andreste al normal mercato. Ma esistono i normal mercati. Grazie. Mi dicono di no. La morale. Comprare un prodotto super a un prezzo normale. Farmacotto. La bontà ha un nome. Climatizzatori ad alta efficienza Fujitsu. Il massimo dell'efficienza con il minimo dei consumi. Prigioniero della stitichezza?
Dalla natura un valido aiuto per l'intestino stressato. Le 12 erbe. Tavolette naturali di erbe che favoriscono la digestione e regolarizzano la funzione intestinale. Le 12 erbe e ritrovi il benessere. In farmacia ed erboristeria. E da oggi anche nei nuovi formati 30 tavolette, tisana solubile e fruttini masticabili. Da oggi puoi provare Premium gratis. La vedi fino al 1 ottobre senza pagare l'abbonamento. E poi decidi. Fai una scorpacciata di calcio. Con Serie A, Champions League, Europa League. Fino ad ottobre. Cinema, serie TV. I documentari. E per gli insaziabili c'è la Net TV. Per vedere tutto quello che vuoi. E allora? Mi scusi. Sa, con Premium prima proviamo gratis e poi decidiamo. Mica è tutto come Premium. Che aspettate? Prima provate e meglio è. Chiamate l'199-303-404. Noi Premium non ce la perdiamo. Cookie Dent doppia azione ti dà una tenuta più forte che dura ancora più a lungo e ti permette di andare avanti. Cookie Dent doppia azione, tenuta più forte più a lungo. Da oggi acquista un prodotto Cookie Dent in farmacia. Ci aiuterai a purificare 1 litro d'acqua per un bambino della Tanzania e la sua famiglia. Partecipa a 1 litro di purezza insieme a noi. Media Shopping consiglia, ecco la più grande novità per avere piedi perfettamente curati. Pad Egg, facile da usare, è dotato di 130 microlimette di precisione in acciaio che rimuovono la pelle secca e i piccoli calli dai vostri piedi. Pad Egg agisce gentilmente, solo su un sottile strato di pelle, è sicuro e delicato, non farebbe scoppiare neanche un palloncino. Pad Egg poi non sporca, deciderete voi quando e dove svuotarlo, portatelo con voi anche in viaggio, è perfetto per tutta la famiglia. Chiamate ora Media Shopping e a 39,90 euro ordinate Pad Egg. Arriva a casa vostra con 2 cuscinetti leviganti. Ma attenzione, perché l'offerta non finisce qui. Con 39,90 euro riceverete un secondo Pad Egg compreso dei 2 dischetti. Ma c'è di più. La vostra pedicure sarà perfetta grazie al Pad Shaper, che arriva completo di 10 testine intercambiabili. E non è ancora finita. Compresa nel prezzo c'è anche la limetta lucidante. Scopri tantissimi prodotti originali in esclusiva assoluta su mediashopping.it. Per un'acqua sana e pura direttamente dal rubinetto di casa, Acqua Nova. Il sistema italiano di purificazione dell'acqua ecologico e naturale, a norme del Ministero della Salute, è garantito 10 anni. Acqua pura e sana, priva di qualsiasi impurità. Chiamate adesso per la visita gratuita del consulente Acqua Nova. Premium ti fa scoprire un mondo dove magiche storie si animano e prendono vita. Playhouse Disney diventa Disney Junior. Disney Junior, dove la magia ha inizio dal 14 maggio. Referendum sull'acqua, secondo quesito, non lo sto a leggere perché intanto non lo si capisce molto bene. La sostanza qual è? Che gli ecologisti chiedono che si dia un blocco, un freno alla privatizzazione dell'acqua. Lei è un noto economista, professore, è un liberale. Mi spieghi qual è invece la vostra posizione per il mantenimento di questa legge, contraria alla produzione? Sfortunatamente non si tratta della privatizzazione dell'acqua, l'acqua resta pubblica, così come non si tratta della privatizzazione degli impianti, gli impianti restano pubblici. Quello che si propone è che possano entrare i privati, in posizione di minoranza peraltro, nella gestione degli impianti, e la ragione per cui si vuole questo è che si cerca di ottenere una più razionale utilizzazione di questi impianti, perché noi ogni anno sprechiamo qualcosa come 2 miliardi e mezzo di euro di acqua che va dispersa perché non si fa la manutenzione degli impianti e all'utente finale arriva soltanto una piccola parte dell'acqua immessa negli acquedotti. Quindi una gestione più oculata degli impianti, a cui ovviamente il socio privato avrebbe interesse per ragioni evidenti, perché ci ha investito dei soldi, e potrebbe fare l'interesse del consumatore finale, che avrebbe una quantità di acqua a disposizione maggiore. Però la posizione di quelli che dicono di votare sì, poi invece di votare no, è quella: se entrano i privati si introduce soltanto la logica del profitto,
E l'acqua invece è un... Ma io credo che il contrario della logica del profitto sia la mistica delle perdite. Io non credo che un'impresa andrebbe molto lontana se si proponesse di fare perdite. Bene, il discorso è questo: l'acqua è certamente un bene scarso. La quantità di acqua disponibile non è sufficiente a prezzo zero per soddisfare tutti i consumi, perché l'acqua non viene utilizzata solo per bere o per lavarsi o per cucinare, serve anche per lavare l'automobile, per innaffiare il giardino, per l'industria. Serve per l'industria, serve per l'agricoltura. Allora ci vuole un criterio per cui l'acqua fluisca soprattutto per i bisogni essenziali, quelli più importanti, quelli di più alta priorità, e questo in assenza di un funzionamento di qualche forma di mercato è impossibile. Se fosse possibile, l'Unione Sovietica avrebbe avuto successo, aveva abolito i prezzi ma è fallita.